Eccola. Eccola. Siamo arrivati a Luxor e adesso ci imbarcheremo per la nostra crociera sul Nilo. Di Karnak, vedete, questa era il porto dove arrivavano i vari materiali che sono serviti per costruire questo tempio importantissimo, un Santa Santorum, diciamo, iniziato a costruirci circa 2000 anni fa. Ogni giorno, poi ogni volta con il cambio di imperatore, venivano aumentati questi edifici sacri, questi monumenti sacri. E dove entrava il sommo sacerdote per svolgere un rito quotidiano, 3 volte al giorno. Sono le sfingi che hanno la testa, vedrete, di differente rispetto alla sfinge normale. E è l'ingresso per il tempio di Karnak. Dobbiamo capire come facevano ad alzare un muro come questo. Cioè, qua ci stupisce questa altezza, signori. Tutte sono opere così grandi, faraoniche. Il cortile del tempio era riservato normalmente alle persone comuni, mentre all'interno del tempio potevano entrare soltanto i sacerdoti, quindi c'era sempre un alone di mistero su quello che ci poteva essere proprio dentro questi tempi. Gli obelischi di qua, questo alto 26 metri, a destra alto 30. 26, qui davanti a noi 30. Santa Sant'Orion, dove c'era il stato del Dio, guardate la prospettiva fino a fuori, che bello.